trenches of the Ghoul Squad. Ghoul Squad. Ciao Ghouls e benvenuti nel canale ufficiale YouTube di Welcome to Monster High. Oggi andremo a fare la recensione di Skara Scream Freaky Fusion. Allora, questa Skara è uscita nel film Freaky Fusion e in questo caso non è una vera e propria fusione con un altro personaggio. In questo caso è stata fatta, diciamo tra virgolette, la fusione fra Torala e Skara. Ma in realtà Skara in questo caso porta lo stile di Toralai, quindi il corpo rimane identico per Skara, semplicemente indossa i vestiti o comunque porta un po' più lo stile alla Toralai. Di questa versione comunque sono uscite anche Frankie, Operetta e Gulia. Comunque, questa bambola arriva con un piedistallo giallo, una spazzola gialla e una borsetta nera con la faccia di un gatto e delle strisce arancioni. Allora, Skara secondo me è veramente molto bella e molto particolare, ha la pelle di questo verde pallido molto simile a quello in realtà di Frankie. Ha in questo caso gli artigli e la cosa più particolare è che i suoi occhi sono completamente bianchi e questa è una cosa secondo me spettacolare che la rende veramente molto molto mostro. Il suo ombretto è completamente arancione, molto molto acceso, mentre le sue labbra sono molto carnose e il suo rossetto è di questo verde scuro abbastanza acceso. I suoi vestiti sono composti da questo giacchettino a gilet bianco fatto di pelle con questa parte del colletto arancione fatta tipo a scacchi e questa zip argentata. Indossa questi pantaloni neri con sempre questi, diciamo, scacchi tra virgolette grigi e arancioni. Le sue scarpe invece sono molto simili a quelle di Torala base e sono bianche e arancioni. Come accessori Skara questa cintura che poi le regge la coda, che in questo caso non è una coda che va attaccata sul corpo come ad esempio appunto quella di Toralai, ma in questo caso la coda è attaccata alla cintura proprio perché non è una fusione di corpo ma solo di vestiti. Indossa questo bracciale arancione e un cerchietto nero che le regge queste finte orecchie del colore della sua pelle con l'interno arancione. I suoi capelli sono a caschetto, molto simili a quelli di Torala base, sono comunque neri, con questa riga arancione con le righe come se fosse tigrata. Allora, questa bambola mi è piaciuta veramente tanto tanto, veramente mi ha addirittura sorpreso perché ero un po' indeciso se prenderla o no, perché dalle foto non è che mi sembrava tutta questa cosa. Invece vedendola dal vivo devo dire che è veramente particolare e molto bella. Sicuramente prenderò comunque delle altre Skara perché mi piace tantissimo il suo corpo. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like, ricordate di iscrivervi al canale YouTube e anche a quello Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! The Adventures of the Ghoul Squad. Ghoul Squad. Ghoul Squad.